Ci stiamo avvicinando al picco del contagio, quindi mai come adesso dobbiamo avere la massima attenzione nel rispettare le norme. Lo so, è quasi un mese che stiamo a casa, ma vorremmo prendere aria, ma dobbiamo tenere duro più che mai. Ci avreste mai pensato che anche andare a prendere un caffè sarebbe diventato un lusso? Io quando vengo ogni mattina in ufficio e vedo tutte le serrande chiuse, sto male. Sto male perché so che dietro ogni serranda abbassata c'è una microimpresa che non sta guadagnando. E dietro una microimpresa c'è almeno una famiglia, ci sono bambini. È per questo che abbiamo varato, prima in Italia, un prestito a tasso zero e senza garanzie. Fino a 5.000 euro subito per partite IVA, professionisti, commercianti, artigiani, piccole e medie imprese. È per questo che abbiamo previsto contributi da 10 a 50.000 euro per le aziende che attuano il lavoro agile, il cosiddetto smart working. È per questo che stiamo varando altre misure per famiglie e per chi è in difficoltà. Vedete, io sto qui almeno 15 ore al giorno. Sto controllando tutto, sento costantemente tutta la task force che ringrazio. Sto parlando delle due prefetture, delle due province, dei responsabili della protezione civile, dei presidenti dei due ordini dei medici molisani, del presidente dell'ANCI Molisana, del comitato, scientifico per la task force. Del comitato dello staff scientifico che lavora col direttore generale dell'ASREM, del direttore generale dell'ASREM, del direttore sanitario dell'ASREM e di tantissime altre persone che lavorano con noi, compreso il commissario e il subcommissario ad acta. Stiamo fronteggiando l'emergenza sanitaria da un lato e ora anche l'emergenza economica dall'altro lato. E sento di ringraziare tutti. Stiamo dando prova di essere una grande comunità. Proprio 2 anni fa giravo la regione con il nostro van, ero in campagna elettorale, ho girato ogni paese, ho parlato con tantissime persone e in ogni paese, in ogni borgo, in ogni incontro mi convincevo sempre di più che noi siamo davvero un popolo straordinario. Unito, rispettoso, lavoratore, votato al sacrificio. E di fronte all'Italia intera stiamo dando una prova fortissima. Siamo al momento la regione con meno contagi, dove si è diffuso per ultimo il virus e stiamo tenendo bene. E dovrei soffermarmi su chi sta facendo polemiche su tutto, offendendo i medici, il personale sanitario, ma secondo voi, con chi ogni giorno violentemente diffonde allarmisti e fake news, con quale serenità lavora? Chi deve stare in trincea? Due parole, vergogna e irresponsabilità. Vergogna e irresponsabilità. Perché avere senso istituzionale vuol dire mettere prima l'interesse di chi si amministra. Sapete tutti voi che io ero e sono contro il commissariamento alla sanità in Molise. Avete sentito dire una parola in questi giorni di emergenza da me? O mi sono assunto in prima persona tutta la responsabilità di difendere e proteggere i molisani? Sto dicendo, ho ereditato una situazione disastrosa? È responsabilità di chi c'è stato prima di me ed è affare dei commissari? Oppure ci sto mettendo la faccia, il corpo, l'anima e il cuore? Poi verrà il momento di tirare le somme, ma dopo. Ora Donato Toma, gli assessori, la task force sono in campo, siamo in campo. Lo sapete in quanto abbiamo approntato il piano ospedaliero? 7 giorni. Covid Hub di Campobasso, Spoke Isernia, Spoke Termoli, ospedali come li chiamo io di alleggerimento di Venafro e di Larino, ospedale di Agnone. Ricognizione di tutte le altre strutture sanitarie sul territorio. E a chi diffonde allarmismi sfruttando la paura,
perché è normale che ognuno di noi vorrebbe avere un ospedale il più vicino possibile. Dico che il nostro piano ospedaliero di assistenza domiciliare garantisce adeguata prossimità rispetto al numero degli abitanti. Siamo stati i primi in Italia a recepire le misure restrittive, mentre a Milano facevano gli aperitivi, noi già mettevamo in sicurezza il territorio. Siamo i primi ad aver varato misure concrete di sostegno. C'è chi in maniera vergognosa offende il nostro popolo e diffonde il terrore. Lo difendo, io difendo i molisani e difendo la speranza, diffondo la speranza. Vi dico di più. Grazie a un team di esperti stiamo già pensando al dopo, a come fare in modo che il sistema sanitario molisano pubblico diventi sempre più eccellenza. E lo stiamo facendo annotando costantemente tutto quello che succede durante l'epidemia. E allora, amici, questi sono i giorni cruciali. Restiamo a casa. Rispettiamo le regole. Fidiamoci di quanto le istituzioni stanno facendo. E ringrazio ancora i sindaci e gli amministratori locali, i medici e il personale sanitario, i microbiologi che lavorano nei nostri laboratori, i farmacisti, i negozianti degli esercizi aperti, le forze dell'ordine, la protezione civile, gli autisti e quanti stanno continuando a lavorare. Grazie, siamo forti e con coraggio stiamo vincendo.